E se vi dicessi che oggi parliamo di sim racing, più o meno, ma su questa qui? E come vedete non sto scherzando. Ebbene sì signori, siamo su Nintendo Switch, una console su cui non siamo esattamente abituati a vedere giochi di guida, specialmente giochi di guida che si prendono sul serio. Qui c'è Mario Kart, ci sono magari dei porting molto discutibili di giochi AAA multipiattaforma, ma un'esclusiva su Switch che prende il racing sul serio, onestamente non l'avevo mai vista. In questo caso, nello specifico, lo vedete, si parla di Formula 1, è un titolo dedicato alla Formula 1, non è un gioco su licenza, ma attenzione, non va sottovalutato per questo, perché lo state vedendo, non sembra niente male, non l'ho ancora provato, lo proverò adesso insieme a voi per la prima volta. Una delle sue particolarità è che è un gioco tutto italiano, sviluppato da una sola persona. È un gioco che è uscito diversi anni fa, credo intorno al 2018, su mobile, è un gioco nativamente mobile che è stato poi trasposto su Switch, se non sbaglio è uscito circa l'anno scorso, dovrebbe essere uscito se non sbaglio a marzo 2023 su Switch, e se guardiamo al mercato console è praticamente un'esclusiva perché non c'è su nessun'altra console, non c'è su PC, è giocabile solo su mobile o su Switch, e oggi stiamo provando, come avete visto, la versione per Nintendo Switch. Quindi io sono molto 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 curioso, anche perché il gioco dovrebbe essere una sorta di via di mezzo tra un arcade e un simulativo. Io direi di non indugiare oltre, mettiamoci la guida, vediamo un po' com'è questo alla mobile. Ok, avviamo il gioco. E questo è il menu principale. Questo è il menu principale dove, guardate, da questo menu la grafica sembra più brutta di quello che in realtà sembrava dai video. Tra l'altro ho letto un po' la storia di questo gioco, che è stato costantemente aggiornato da quando è stato rilasciato e ha ottenuto enormi migliorie rispetto a quando era stato rilasciato all'inizio, è praticamente un altro gioco. Quindi c'è un supporto costante, nonostante, lo ripeto, ci lavora una sola persona, e questo è molto molto bello. Allora, in questo menu abbiamo tre tab: single player, multiplayer, contenders, dove immagino potremo scorrere le varie auto. Diamo un attimo un'occhiata alle impostazioni. Ah, addirittura possiamo scegliere tra grafica e performance per quanto riguarda il comparto tecnico. Siamo su graphics. Difficoltà, andiamo su normal, dai, per cominciare, vediamo un attimo com'è. Qui possiamo impostare gli aiuti. Togliamo tutto, no, le penalità le mettiamo, assolutamente. Failure, fuel and safety car, quindi ci sono anche i danni, i guasti meccanici, praticamente il carburante e la safety car. Danni surrealistici, bello. Abbiamo off, abbiamo, insomma, forgiving sarebbe che perdonano. E realistici, siamo surrealistici. Durata della gara, 3 giri. Abbiamo addirittura la lunghezza intera, la distanza intera di gara, volendo. Stiamo su 5 giri, dai. Condizioni meteo, ma che roba. Variabile, andiamo su variabile. Si possono addirittura impostare i settaggi dello sterzo come se si giocasse col volante, praticamente. Anche se si gioca naturalmente col pad, perché volanti per la Switch non mi risulta ci siano. Però già da qui capiamo che è un gioco che si prende molto sul serio, e questo mi piace assai. Ok, allora andiamo un attimo a vedere i contenders prima di scendere in pista. Momento, 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 ti rubo solo un minuto per dirti una cosa molto importante. Circa il 60% delle persone che abitualmente guardano i miei video non sono iscritte al canale, quindi se rientri in questo 60%, o sei arrivato qui per la prima volta magari, quindi non conoscevi il canale Xander Racing, beh, ti invito a dare un'occhiata e a iscriverti. Intanto perché è gratis, e poi perché se ti piacciono i giochi di guida e se hai aperto il video sulla mobile penso che un minimo tu sia interessato, beh allora questo è il posto giusto per te. Qui parliamo di simulatori di guida e dintorni, di tutto ciò che si può guidare con un volante, e a volte non solo. Quindi se l'argomento ti stuzzica, iscriviti e non ne rimarrai deluso. Ah, e poi se questo video ti piace, naturalmente, pollice in su, mi raccomando. Perché qui immagino abbiamo le scuderie, esatto, esatto. Chiaramente ragazzi, vi ho detto, il gioco non è su licenza, quindi i team un po' ricalcano quelli veri, però non chiaramente. Guarda, a me queste cose mi fanno morire nei giochi non su licenza, un po' come dicevamo anche per Mr. GP. Guardate i nomi dei piloti. Questa dovrebbe essere la Mercedes, naturalmente. I piloti che sono Hamilton e Brockas. Chiaramente il gioco è stato concepito, appunto, se non sbaglio, nel 2018-2019, quindi i piloti, le scuderie sono relative a quella stagione, suppongo, perché c'è ancora Bottas qui. Quindi questa è la Mercedes. Poi abbiamo la Carrari con Vettersen e Lecort, che chiaramente sono Vettel e Leclerc. Abbiamo la Seagull, che cos'è? La Red Bull. La Seagull sarà la Red Bull. Purtroppo non posso ruotare la telecamera? Aspettate che secondo me col touch si può ruotare. Giustamente con la console sul dock non posso usufruire dello schermo, ma credo che con lo schermo si possa ruotare la telecamera, invece dobbiamo vederle frontalmente.
la console nel dock. Comunque questa credo sia la Red Bull, perché abbiamo Verstappen e Gaston, perché all'epoca c'era ancora Gasly. Poi abbiamo la Sport Racing con Peronez e Strauss. Questa sarà la è la Aston Martin, che all'epoca era la Force India, la Racing Point, infatti si chiama Sport Racing. E qui vedete anche il fatto che il gioco viene costantemente aggiornato, perché questa vettura, immagino quando il gioco è stato rilasciato nel 2018-19 cos'era? Era rosa, ovviamente. Poi è diventata Aston Martin, è diventata verde e è stata aggiornata ed è verde anche nel gioco. Poi abbiamo la Milans. Cos'è questa? Il nome mi fa pensare alla Williams, però mi sembra più l'Alpine a vedere i colori. Kubski e Russin. Chi sono? Ah, Russin e Russell. Kubski chi è? Oddio. Chi c'era quell'anno? Kubica. Sarà Kubica. Quindi questa è la Williams. Poi abbiamo la McBriten, che è la McLaren, con Sainz e Norren, ovviamente Sainz e Norris. Abbiamo la Focolt, che sarebbe la Renault, questa sì, ok, infatti si vede molto molto simile all'Alpine di oggi, che aveva Ulderens, che non serve che vi dica chi è, e Rickson, che immagino sia Ricciardo. Abbiamo poi la Gabbiano con Kvyat e Albon, che sono Albon e Kvyat, che c'era Albon in Toro Rosso. Boh, vabbè, mi sto confondendo pure io. La Haas, signori, la Haas motore Carrari con Grober e Magninen al volante, ovviamente sono Grosjean e Magnussen. E poi abbiamo la Mauser, anche questa motore Carrari con Raikkonen e Giovanotti, bellissimo. Raga, io amo i giochi che non si prendono sul serio quando non possono acquistare le licenze. A me è una cosa che fa morire, perché questo gioco poi si prende sul serio su tutto il resto, però giustamente non hai licenze per mettere i nomi e allora ci ridi sopra, e allora diventa Hamilton e Brockas, Giovanotti, bellissimo. Comunque vedo anche un livery editor, cioè customize. No, vabbè, no, ma io posso correggerli, però quindi io questo posso farlo diventare Bottas. E questa, ma è bellissima questa cosa, ragazzi. E quindi tipo qui posso correggerla e farla diventare Mercedes. No, vabbè, niente, non ho sbagliato tasto e non mi ha preso il comando. Vabbè, comunque si può rinominare qualunque cosa, ragazzi. Quindi volendo, se uno ci perde 20 minuti qui, rinomina tutto correttamente e diventa quasi un gioco su licenza. La cosa che non mi sta piacendo sono i comandi per quanto riguarda i menu, che sono veramente molto molto macchinosi. Comunque, bella, interessante questa cosa che si può customizzare. No, io volevo dire un attimo una livrea, livery editor. Ah, oh, vabbè. Cioè, ragazzi, io vi ricordo una sola persona ha sviluppato sta roba. Ma di che stiamo parlando? Io non voglio perderci tempo perché voglio andare a giocare, però addirittura le decalcomanie. Io sono veramente stupito del fatto che un gioco del genere abbia anche un editor di livree. Sì, vabbè, adesso non mi metto a perdere tempo con la livree perché voglio giocare, però wow, veramente. E a questo punto abbiamo, dicevo, multiplayer e single player. Andiamo a vedere un attimo in single player cosa si può fare. Abbiamo Race Weekend, Time Attack, Exhibition Championship. 16 round, se no c'è Race Weekend. Beh, facciamoci un Race Weekend. Proviamo un Race Weekend e andiamo a prendere. Io voglio... Eh sì, ragazzi, io voglio Nico, anche se Giovanotti non era male, eh. Io voglio Nico Ulderens. Persino il casco sembra il suo, anche se vabbè, pure Rickson ce l'ha uguale. E comunque, attenzione, c'è anche l'editor per il casco. Pazzesco, ragazzi, sto gioco è pazzesco. L'unica cosa assolutamente da rivedere, secondo me, sono i menu, perché sono veramente controintuitivi. Ma dai, facciamocela con Giovanotti la gara. Allora, le piste. Allora, Australian GP, ma sono su licenza le piste. Chinese, Bahrain, Motor Valley che Imola, Catalunya, Monaco, Canada, Austria, ragazzi, sono quelle, Silverstone. Oh, attenzione, abbiamo Hockenheim. Poi c'è l'Hungaroring, poi c'è Spa, poi c'è Monza, poi c'è Suzuka, Interlagos, Abu Dhabi, ma è fantastico, raga. Andiamo a Spa. Allora, ma che mi state dicendo? C'è pure il setup. Altezza della macchina. No, i menu non mi piacciono perché ogni volta devi tornare sull'icona della freccina indietro per tornare al menu precedente. Non c'è un tasto che ti manda indietro. Quindi non mi metto a smanettare, però un attimino, giusto per vedere un attimo. Si può regolare anche l'ala. C'è anche il custom. Madonna, per dare i punti di downforce in maniera proprio precisa. Ma è bellissimo. Adesso vediamo in pista, perché chiaramente se in pista non è altrettanto curato il sistema di guida, è chiaro che crolla tutto, però fin qui giù il cappello. Le gomme. Ah, c'è pioggia. Light rain, quindi mettiamo le intermedie.
da notare il nome delle gomme, bolide. Dai, go to track, andiamo. Credo che, direttamente in gara si va, quindi non c'è qualifica. Forse dovevo attivarle le qualifiche e tutto il resto. E tu alle cutscene a inizio gara. Oh, ma il circuito mi sembra riprodotto anche bene, raga. Cortex anziché Rolex. Per non essere un gioco su licenza, veramente... Guardate anche bello l'effetto della pioggia sulla telecamera. Vi ricordo che siamo su Nintendo Switch. Una console dalle limitazioni tecniche enormi. Adesso vediamo come gira. Ovviamente c'è la Ferrari in pole position. Allora, addirittura la frizione. Premi X. Ok, come in Formula 1. Via, si parte. Oddio. Sembra sensibilissimo la levetta dello sterzo. Io poi, raga, non sono per niente abituato. Attenzione! No! Foratura! Foratura! Replay, fammi vedere che è successo. Ma super realistico, raga. Il sistema dei danni super simulativo. Quello si era girato da solo. Cose che in F1 24 non succedono. E nel girarsi mi ha colpito. Credo che mi abbia bucato una ruota. Vediamo. Ah, questo si gira? Sì, si vede poco, ma praticamente è bucato una ruota, quindi finisce subito a curva 1 la nostra prima gara. C'è anche il photo mod, ragazzi. C'è anche il photo mod. Ma di cosa stiamo parlando? Guardate, no, raga. Guardate i riflessi. Cioè, ma sempre su Switch siamo, eh. Io poi a questo punto sarò curioso pure di provare la versione mobile, perché vabbè che i cellulari di oggi sono anche più potenti a momenti della Switch, quindi non ci sarebbe da sorprendersi se sui cellulari girasse ancora meglio, ma... Cioè, ragazzi, ripeto, siamo su Switch. E c'è anche il photo mod. C'è pure la lunghezza focale, lo sfocato, ma io impazzisco. Gli F ci sono. Qui per chi usa macchinette fotografiche sa di cosa stiamo parlando. Scusate, io lo so che magari non me ne frega niente e volete vedere il gioco, adesso andiamo a giocare, però... Questa roba qui perché è importante? Perché vi dà l'idea della cura e della passione con cui è stato sviluppato questo gioco. Potrei fare tranquillamente la miniatura del video all'interno del photo mod. Questa scena mi ricorda George Russell a Imola, quando andò a sbattere contro il muro il regime di safety car, alle acque minerali più o meno, e vince Gaston su Red Bull, poi Vettel e poi Verstappen. Allora, ci riproviamo un attimo, eh. Abbiamo capito che dobbiamo stare molto attenti ai danni. Adesso andiamo a fare con Hülkenberg come volevo fare in origine. Però ci riproviamo a Spa perché io non l'ho vista, volevo un attimo vederla. Anzi, andiamo ad Hockenheim, che è una pista che non vediamo da un po' sui giochi di Formula 1. Comunque sta livrea è fatta benissimo. Se non fosse per i sponsor fake, è praticamente la livrea alpine perfetta. Ecco, io sento però il volume del gioco molto, molto basso quando siamo in pista. No, è super sensibile. Devo abituarmi. Come si mette la pausa qui? Così, ok, perché devo regolare un po' di cose. Il suono del motore è veramente esageratamente basso. Infatti era troppo basso, perché mettiamolo più alto. Poi vorrei anche andare un attimo su controller, visto che c'erano i controlli avanzati. La linearity forse. Non so se è questa quella che devo toccare per renderlo un po' meno sensibile. Forse sì. Proviamo a metterlo a 59, vediamo se cambia qualcosa. Sì, decisamente, molto molto meglio. Ok, ci siamo, quindi era quello. È ancora basso il volume, mi sembra, un po' del motore. Allora, chiaramente il layout, sì, lo ricorda molto quello di Hockenheim. Il contorno è un po' diverso per ovvie ragioni, però sì, il layout è quello. Qui è molto stretta la pista, qui siamo in quello che sarebbe lo stadio. Le macchine mi sembrano molto lente in accelerazione. È una fisica veramente strana. Questo è per guardare indietro, io però volevo capire... Oh, ecco, questo volevo vedere. Ah, il volume basso era perché eravamo dall'esterno, perché qui già è un'altra roba. Ah, già il pugnetto, perché giustamente c'era il tentativo unico, quindi finita la qualifica. Non oso immaginare. Here we go again, ci risiamo in griglia. Occhio alla frizione. Andiamo con visuale interna. Tra l'altro guardate anche la qualità del volante, anche come è realizzato bene. Oh, là mi dà un po' fastidio, perché andiamo con la solita visuale da sopra il casco. Questi vanno forte, attenzione. Ci sono anche contatti tra...
Dai, piloti dell'intelligenza artificiale, qualcuno mi ha agganciato, attenzione. Scintille dalle auto avanti che sferragliano col fondo che tocca per terra. Allora, vedo nell'HUD che c'è anche il... Ma perché mi agganciano così? C'è anche il segnalino della batteria, quindi dell'Hertz. Devo capire un attimo come si utilizza. Ah, eccolo qua. Devo tenere premuto il tasto X per andare in modalità sorpasso, quindi utilizzare l'Hertz. Ci sono diversi piloti con gomma rossa, oltre ad alcuni con gomma gialla. Ragazzi, il sistema di guida bisogna farci la mano. Io doppiamente, perché sono abituato ovviamente con F1 24, ma soprattutto col volante, quindi non ho più proprio la sensibilità per giocare col controller a questo tipo di giochi. E poi ha una fisica un po' strana questo gioco, nel senso che se tutto il resto mi sembra abbastanza simulativo come è concepito il gioco, chiaramente il sistema di guida non può essere troppo simulativo ed è non è un problema che è arcade, è che è strano, cioè la macchina risponde in maniera strana. Queste auto hanno un'accelerazione pazzesca, invece mi sembra che è molto lenta in ripresa. Ecco, continua a dare botte a destra e manca. Track limits, piano, drive through, bene. Sì, no, mi devo decisamente abituare. Ho preso un drive through. Anche quando si rilascia l'acceleratore mi sembra che l'auto freni un po' troppo in fretta, come se avesse un freno motore potentissimo. Guardate, io qui lascio, guardate come la macchina va a fermarsi subito. Aspetta. Forse dobbiamo smettere ancora con... Io qui avevo visto un... Forse sempre su controller... brake assist. No. Metti off. Vediamo se cambia. Oh, adesso sì, ok. Quella era praticamente la frenata automatica. Adesso devo frenare io. Ok. Ma forse era anche quello che mi faceva sentire l'auto molto strana a livello fisico. Quantomeno in frenata e in curva. In accelerazione la trovo ancora un po' lenta. Rain expected in 14 minuti. Guardate che figata la precisione con cui ti dice tra quanto piove. Andiamo a fare il drive-thru adesso. Vediamo anche com'è l'entrata ai box. Niente, c'è il pit limiter, va da solo. Via, abbiamo fatto tutta la corsia dei box, usciamo. Vediamo se riusciamo a riaccodarci a quelli davanti. La cosa che mi piace molto è anche come si comporta l'auto e anche la vibrazione sui cordoli e sulle sconnessioni dell'asfalto, perché ci sono, non è tutto liscio asfalto. Questo vi dico, su alcune cose il gioco ricerca in qualche modo un po' la simulazione, poi chiaramente è molto limitato anche dall'hardware, perché ricordiamoci che siamo su Switch, è un gioco che gira anche su mobile, quindi anche puoi simulare più di tanto. Però bello, raga, c'è anche da dire che sto giocando... Oh, eccoli. Abbiamo colpito un'altra auto, abbiamo danneggiato l'ala davanti, che infatti vedete è diventata rossa, e ce lo comunicano anche dai box. Ecco, l'IA tende tantissimo ad agganciarti e a girarti, sarà tipo la quarta volta che mi succede in sta gara, ma va bene. Adesso vediamo in quest'ultimo giro quanto cambia l'aderenza con l'ala anteriore danneggiata. Intanto vorrei capire se è danneggiata, nel senso che non ce lo fanno vedere l'auto da davanti. Non si vede niente, vabbè. Un po' si sente che è senza ala, perché fa fatica a girare più di prima. Finisce qui la nostra prima gara su ala mobile, chiudiamo al 20° posto, ma insomma è difficile fare meglio visto che sono ancora abbastanza impedito. Fatemi vedere il replay se posso salvarlo. No, salvarlo mi sa che chiedo troppo. Però diamogli un'occhiata almeno per qualche curva, voglio vedere un po' come sono i replay. Peccato non poterlo salvare per non fare il solito montaggio tra onboard e replay. Comunque belli anche i replay. Tra l'altro, ragazzi, io ho impostato modalità grafica anziché prestazioni, nonostante questo è molto molto fluido. Vabbè che ovviamente tecnicamente non è paragonabile ai giochi di ultima generazione, ma ricordiamoci che siamo su Switch, quindi insomma tanto di cappello per come gira il gioco. A questo punto io farei un'altra gara. Dai, facciamola con la Ferrari di Sebastian Vettersen. Andiamo al Red Bull Ring, che è una delle mie piste preferite, se non forse la mia preferita. Ok, pronti per la qualifica. Il casco è quello di Leclerc, ma va bene lo stesso. Qui anche i dislivelli sono ricreati molto molto bene. Andiamo a frenare un po' prima dei 100, forse potevo frenare anche un po' dopo. Guarda i raggi del sole. Oh, il DRS si apre in automatico, non so se c'è modo per mapparlo in maniera manuale. Attenzione! No, mi hanno cancellato il tempo.
Severissimi comunque quei track limits, eh? Ultime due curve, ma tanto sappiamo già che il tempo è cancellato. Tiriamo comunque in 1,9 e 8. Ma tempi che sono anche abbastanza vicini alla realtà, poi tutto sommato, considerando che ho sbagliato parecchio in questo giro. Io però voglio montare la gomma soft qui. Ah no, attenzione, la gara è stata dichiarata bagnata. Downpour, quindi dovrebbe essere da pioggia pesante. No, allora come ho detto, andiamo con le full wet, suppongo. Dai, vediamo pure com'è sul bagnato. Red Bull in prima fila. Piove abbastanza forte, quindi credo che le full wet siano la scelta giusta. Sì, anche quelli intorno a me hanno full wet. Via. Mamma mia, che visibilità ridotta. Occhio, eh. Occhio, qui è curva 1 che non si vede. Mi sembra che siamo partiti molto piano. Dobbiamo usare un po' di hertz, attenzione. Stiamo all'interno qua. Piano. Contatti. Abbiamo leggermente danneggiato l'ala, ma leggermente. Usiamo l'Hertz, guardate anche sul volante che compare la scritta Hertz quando lo utilizzo. Così come compare ala quando attivo il DRS. Ok, qui che c'è un po' un ingorgo. Proviamo a passare all'esterno a fare i furbi. Oh, si è girato qualcuno! Niente. Non so chi era. È una vettura rossa che si è messa di traverso. Mi piace che anche l'IA comunque è un po' in difficoltà col bagnato. Mi piace che sbagliano anche loro, mi piace che si sportellano. Stanno andando pianissimo. Attenzione, no rain expected in 2 minuti, quindi forse faremo anche cambio gomma, vediamo. Ma vanno pianissimo però. Oh, va bene ragazzi. Attenzione, esce il sole. Porca miseria, no. Ma vanno troppo piano. Safety car. Allora, ne approfittiamo per andare ai box. Così vediamo anche il pit stop, vediamo se mi sostituisco in automatico l'ala o se devo fare qualcosa. Mamma mia, quanto è difficile starci dentro però. Come faccio eventualmente a scegliere che gomma montare? Ah, ecco qua. Io monterei la rossa, raga. Dicono che smette di piovere, c'è la safety car, proviamo l'azzardo. L'auto me la stanno riparando? Sì, me l'hanno riparata, ok. C'è la game, lui smetterà di piovere, vediamo. Vediamo anche quanto è difficile guidare con le slick sul bagnato. Mi sembra già adesso in pit lane molto molto complicato. Poi sto un po' prendendo la mano col sistema di guida, eh. Mi sto un po' abituando. Ecco, se non sbaglio ho visto una sagoma lì davanti. Sì, ci stiamo accodando, perfetto. Vanno tutti dentro, attenzione. Abbiamo giocato il jolly allora. Abbiamo decisamente giocato il jolly. Sono tutti in pit lane. Tutti. Sono tutti in pit lane. No, tutti no in realtà. C'è qualcuno che non si è fermato. Siamo attualmente settimi. Qui c'è ancora la safety car che rientrerà in questo giro. C'è scritto lì sopra. Safety car in this lap, attenzione. Questi però hanno tutti con mala bagnato ancora, sì. Quindi questi si fermeranno adesso. Sono quelli che non sono giustamente rientrati per non fare la doppia sosta. Però vedete, hanno ancora le gomme da bagnato. Allora, attenzione perché adesso la safety car rientrerà ai box e si porterà dietro probabilmente. Vai, passa. Anche i primi 6 piloti che non sono ancora entrati a mettere le gomme da asciutto. Invece no, restano fuori. Allora dobbiamo superarli in pista. Si può, no overtake. Safety car in pit, no overtake. Adesso sì, adesso si può. Vai. Proviamo la rimonta. Ma dove è passato che c'ha le gomme da bagnato? Ma dai. Però in trazione andiamo fortissimo. Attenzione qua. Piano! No, super aggressiva l'IA. Attenzione, piano. Piano, ragazzi, piano.
Siamo al penultimo giro, eh. Siamo ad arrivare almeno sul podio. Mi butto all'interno. Questi chiaramente vanno tanto piano, queste gomme da bagnato, non ho capito perché non l'hanno cambiate. Bene, bene così. Ho solo paura dei contatti adesso, perché guidano in maniera abbastanza strana. Dai! Non puoi fermarti! Dai che ci siamo, dai che ci siamo! Via, siamo in testa, siamo in testa, sta per iniziare l'ultimo giro. Sto iniziando a fare anche le curve alla grande, raga, ve l'ho detto che ci sto prendendo la mano e mi sto anche divertendo. Inizia l'ultimo giro e siamo soli ampiamente al comando, possiamo perderla solo noi sta gara. Ultime curve, ultime due curve, attenzione. Un po' largo qui. Ultima curva, un po' largo pure qui. E Sebastian Vettel va a vincere il Gran Premio d'Austria. E andiamo. Seb, tutto bene? Gli trema così la testa. Signori, questo è Ala Mobile, gioco, ripeto, tutto italiano, sviluppato da un'unica persona, ha fatto veramente un lavoro strepitoso nel mio modo di vedere, gioco che si può acquistare su Switch a, non sbaglio, prezzo di listino 15 euro, ma spesso è in sconto sugli shop, quindi se ci buttate un occhio potete anche risparmiare parecchio, gioco che si trova anche, come dicevo prima, in versione mobile, sul cellulare, anzi, nasceva versione mobile, dove si può, ho visto, scaricare gratuitamente, l'ho appena fatto, l'ho anche provato e vi faccio vedere che tecnicamente non è troppo diverso. Ora c'è anche il green screen che distorce un po' l'immagine, ma tecnicamente non è molto diverso dalla versione Switch, anzi è praticamente, direi, quasi identica. E se non fosse che io non mi trovo per niente a giocare con i comandi da mobile, col giroscopio, con i tasti touch, è proprio un modo di giocare che, sarà che sono vecchio, ma faccio proprio fatica ad apprezzare. Molto più apprezzabile a mio modo di vedere invece su Switch, dove potete usufruire sia su televisore, chiaramente collegando la Switch al dock, oppure comodamente in portabilità, ma avendo una console che comunque ti regala molto di più a livello di comandi, anche solo per quanto riguarda il feedback della vibrazione, che chiaramente su cellulare non è riproducibile con questo dettaglio. Sarei molto curioso di vedere, con una gara al 100% di lunghezza, comunque con una gara molto lunga, come si comporta il gioco, perché abbiamo visto che l'intelligenza artificiale è abbastanza peperina. Ci sono i danni meccanici, quindi potrebbero esserci degli imprevisti sia al giocatore sia ai piloti dell'intelligenza artificiale. C'è la safety car che può rimescolare le carte, ci sono le strategie con le soste box, insomma è un gioco che anche una certa profondità e sarei quasi curioso di provarla una gara al 100%. Voi la vorreste in caso? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, un bel pollicione in su al video, chiaramente, che se c'è riscontro comunque potremmo anche valutare di fare un video con una gara al 100% su Ala Mobile. Detto questo, ragazzi, per il video di oggi è tutto, io sono estremamente curioso di sapere la vostra opinione su questo gioco. È chiaro che se uno deve giocare comodamente a casa, questo è un titolo che difficilmente può andare a rivaleggiare con i titoli su licenza o con i simulatori di guida. Ma se pensiamo alla piattaforma su cui gira, è quello il punto vincente di Ala Mobile. Il fatto che un gioco del genere te lo puoi portare ovunque e ti regala comunque una certa profondità, non è banale. Quindi aspetto la vostra nei commenti perché sono veramente curioso di sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto e non eri ancora iscritto al canale, rimedia subito e iscriviti cliccando sul tasto qui sotto. Piccolo gesto che non ti costa nulla ma dà un enorme supporto al mio lavoro. E poi resti aggiornato con tutti i prossimi video in uscita, quindi iscriviti e non te ne pentirai. Io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine di questo video, ci vediamo con i prossimi contenuti, un saluto, ciao!